Prego, prego. Hello everyone! Ragazzi, oggi siamo qui con il nostro ospite d'onore. What's poppin' everybody? E siamo qui perché ieri gli ho fatto vedere per la prima volta la notte prima degli esami. Notte prima degli esami. In realtà è stata un'esperienza molto istruttiva, penso, per Brian, perché abbiamo parlato tantissimo della cultura italiana, soprattutto della maturità e di questa cosa. E quindi devo condividere, ragazzi, perché secondo me è molto interessante. Adesso c'è un americano che sa un po' della maturità. Infatti iniziamo con questa cosa. E scivolano tra di loro perché sono molto scivolose e... Molinari, la vedo un po' in difficoltà. È l'emozione, presidente. Posso fare una domanda io? Certo. In America non c'è la maturità. No, non c'è la maturità, non dobbiamo studiare così tanto, non c'è così tanta pressione. Diciamo che la vita da high schooler negli Stati Uniti è molto più sciallo, tipo andiamo a farci una partita di baseball. Non è tipo studiamo. Quindi dalla tua prospettiva americana, cosa pensi della maturità? Capisco il punto, capisco perché viene fatto, penso sia una buona idea per valutare lo studente. Davvero pensi che sia una buona idea? Io per esempio non penso che sia una buona idea per valutare uno studente, perché come fai a racchiudere 5 anni in un voto che viene da un esame? Magari quel giorno pensavi ad altro, non sei bravo sotto pressione. Allora, nel senso, se vuoi capire tipo quanto hai capito in questi 5 anni, secondo me l'interrogazione, la parte scritta, la maturità è un buon metodo. Non so se è giusto, non so se è troppo per uno studente di 18 anni povero che deve studiare e avere così tanta pressione. C'è gente che si sogna la maturità per anni e anni, pure per tutta la vita, tipo le mie zie ogni tanto ancora si sognano la maturità. Che poi, correggimi se sbaglio, ma voi in America di solito non avete neanche le interrogazioni orali. Quindi pensa com'è sederti davanti alla commissione dove sono professori che tanti non conosci nemmeno, che ti fanno un sacco di domande con persone che osservano dietro di te. Cioè, questa cosa come la vivrebbe un americano? Ma che volete, che vi interrogo? Sì, crudele però, come se fosse l'esame vero. D'accordo, crudele. Sì, Santilli, però non troppo, sennò ci scoraggiamo. Secondo me un americano che si trasferisce in Italia per l'ultimo anno di liceo e poi deve fare un'interrogazione non si trova bene per niente, anzi è molto, di nuovo, tanta pressione, tipo tutti ascoltano, devo fare bella figura, devo dimostrare quello che so. Ma quindi voi non vi esercitate mai nell'orale? No, l'unico esame orale che si fa è per le lingue, ovviamente, perché devi parlare in quella lingua, quindi c'è l'esame orale, ma non è un'interrogazione in cui dicono tipo raccontami un po' della seconda guerra mondiale. Dico di nuovo che facendo questo metodo si capisce quanto sa uno studente, mentre in un esame a scelta multipla magari ti capita la fortuna pure. Se tutta la maturità fosse scelta multipla, sono sicuro che sareste molto più tranquilli. Ma lo sai che io non lo so, perché noi italiani siamo abituati a fare le cose orali o discorsive. Quindi per esempio a me, Sonia, se mi diceste tipo tutto a scelta multipla, io sarei un pochino in tensione. Poi è stato divertente la scena in cui parlano del copiare. La cosa più importante degli esami di maturità sono le fotocopie. Cartucciera professionale in dotazione Marines dell'esercito americano contenente numero 72 temi miniaturizzati. Dico 72, ma il vero colpo di genio è questo. Adesivo sagomato contenente tutti i teoremi e le formule matematiche del mondo. Ma se non si legge niente? Vabbè, perché ora ci ho camminato. Ah, infatti noi agli esami ci andiamo volando. Di questo ne abbiamo già parlato spesso. Cosa pensi della cultura del copiare a scuola in Italia? Allora, ci sono le ragioni per cui parare o copiare è, secondo me, questo concetto è un po' più grave negli Stati Uniti. Cioè, non è suggerito e non è... lo dico perché quando se ne parla in Italia è tipo, è la cosa giusta da fare. Perché devi sostenere i tuoi compagni di classe, li devi aiutare. Se tu sai le risposte, la tua responsabilità è condividere le risposte. La cosa giusta da fare non è copiare, ma è lasciar copiare il compagno in difficoltà. Che anche questo, appunto, in America viene considerato come parare, ed è abbastanza grave. Se fai vedere le tue risposte, tipo, questo è B,
non si può fare, cioè è sempre barare. Da una parte sì, se sono concorsi importanti, pubblici, cose così, ok. Come ad esempio, non so, la maturità in cui poi l'università vede il tuo punteggio e in base a quello decide se puoi entrare in quell'università. Vuol dire che se sei stato bravo a barare puoi entrare nell'università, ma se sei stato una persona sincera e onesta e hai fallito un punto in meno, adesso non puoi andare a quell'università. Cioè queste cose cambiano la vita. Ma alla maturità è difficile barare, però nei compiti in classe o nelle interrogazioni, alla fine è così secondo me la vita. Nella vita non è che c'è l'arbitro che dice non devi barare, non devi prendere scorciatoie. Gli italiani si devono arrangiare, questa è tutta un'arte del vivere. Non so che se inizia vuoi, dalla non, scuola. Non so se ti senti comoda a pubblicare questo tuo pensiero. Se riesci a rubare no. è parte del gioco. Se riesci a ammazzare no! è parte del gioco. Pazzo. Se non viene preso. No, allora io ho detto che ci sono dei contesti in cui barare è grave e in cui non lo farei. Ma l'interrogazione. Tipo, evadere le tasse, ad esempio. Ma che c'entra? No, io sto parlando del copiare o barare a scuola, non nella vita. Su quello io mi conosci, sono una ma sto dicendo che puoi estrapolare. Barare a scuola che diventa poi tipo baro nelle tasse? No, ma non sto dicendo questo. Sto dicendo che il compagnetto che non si ricorda l'anno della rivoluzione francese e diglielo che fa. Se manteniamo quella mentalità e poi estrapoliamo, come dicevo, diventa un po' grave a quel punto, non lo so. Sì, vabbè, ok. Il prossimo punto, c'è un punto nel video in cui loro dicono andiamo a fare il... Signore e signori, scatta il puttan tour. E vai! Questa cultura del vedere le prostitute per strada. Ogni volta che siamo in macchina e c'è una prostituta per strada, Brian è scioccato, tipo, Sonia, guarda, c'è una prostituta! Cioè, non è che è una cosa bella, però, cioè, noi siamo un po' più abituati, non ci sciocchiamo. Invece Brian ogni volta è, oddio, Sonia! Perché è una cosa a cui non sono per niente abituato, perché lo so che non è legale in Italia, ma comunque esiste, mentre da me non l'avevo mai visto, cioè non l'ho mai visto. Ma esiste anche da te? Sì, esiste in un altro modo, sicuramente su internet puoi ordinare. Mamma scusate. Mia. Vabbè. Ma tanto. Per strada non ho mai visto una donna che è tipo... What? Rido, non è che fa ridere l'argomento, però mi fa sorridere quanto è scioccato anche ad oggi ogni volta. Non è che lo vedo tutti i giorni qui, eh. Poi mi hai fatto ridere anche quando c'è una scena in cui c'è un poliziotto che faceva questo verso tipo I classici versi italiani, che secondo me pensate siano tipo innati e si capiscono in tutte le lingue, che se non parlassi l'italiano non avrei capito. È vero? Dico bene? Ci andiamo a prendere qualcosa da bere? Quei versi mi fa tanto ridere, perché questo verso tipo è vero che noi italiani spesso pensiamo che sia comprensibile in tutte le lingue, non pensiamo che sia un verso italiano. Abbiamo già chiarito con Loredana, non succederà più. E invece lui me l'ha fatto notare già dal primo giorno, che diceva voi italiani fate che brutti. E quando tipo sei, quando una persona dice una cosa che magari è ovvia e vuoi fare tipo certo che sì, tipo Anche voi ce l'avete questi sì, versi, sì, sì, eh? Secondo me ci sono in tante lingue, non è tipo brutto o cattivo dell'italiano, è solo che vanno imparate. Comunque, il tuo voto complessivo su notte prima degli esami. Decisamente meglio di 3 metri sopra il cielo, non so se avete visto quel video, ma visto che è lo stesso contesto, mi aspettavo un film del genere. Questo film è decente, non è per niente... È carino. Sì, sì, carino, fa ridere. Ci sono altre cose che hai notato che magari mi sono dimenticata di menzionare? L'unica cosa che un po' per me è risaltato era quando c'è molte scene in cui c'è il parcheggio delle macchine, tipo mettono il giornale sulla parabrezza e poi tipo vanno da sopra e fanno vedere tipo no non fare versi, non fare versi che mi demonetizzano. 12 giugno, 9 giorni, 8 ore e 14 minuti alla maturità. Ho letto che le donne rispetto agli uomini riescono a fare due cose contemporaneamente. Io per esempio ho approfittato di questa serata romantica per ripassare geografia astronomica. Hanno rapporti sessuali. Cioè, ho chiesto a Sonia se questi posti esistono davvero, tipo un parcheggio di fare l'amore. E lei ha detto tipo... Beh, sì.
Beh, adesso penso un po' di meno perché c'è un po' più di controllo, però insomma non è così. Beh, comunque sì, è stato interessante perché secondo me hai imparato tanto della cultura italiana. Sì, sì, guardando i film posso veramente capire un po' di cultura, magari di un periodo che non posso vivere io, cioè il liceo ad esempio, che non ho mai visto, non ho mai vissuto, non ho conosciuto nessuno al liceo. Vedendo un film così adesso è un po' più chiaro come funziona. Bene Brian, grazie mille di essere stato nostro ospite per il video di oggi. Grazie. Ci vediamo la prossima volta. Alla prossima.